L'acqua è un bene prezioso, lo sapevano gli antichi, che fondarono Roma sulle rive del Tevere, che edificarono Firenze intorno all'Arno, che costruirono città come Ivrea, Torino e Cosenza sulle sponde di grossi fiumi. Fondare una città intorno a una sorgente, poi, aveva moltissimi pregi. Oltre alle riserve pressoché illimitate d'acqua, una sorgente rendeva fertili i terreni, alimentava mulini e forniva riparo in caso di incursioni e saccheggi. Furono proprio questi i vantaggi che spinsero alcuni uomini a fondare nel XIII secolo una piccola città intorno alla fragorosa sorgente di Capovena. Nella Valle del Mentor, in Umbria, un piccolo borgo che oggi conosciamo con il nome di Rasiglia. Una straordinaria opera architettonica e ingegneristica che è valsa a Rasiglia a conferire il titolo di Venezia dell'Umbria. Non sono molte le notizie storiche che possediamo su Rasiglia. Il borgo sembra essere nato inizialmente come presidio militare, posto a controllo della Via della Spina, un importantissimo snodo commerciale che univa l'Adriatico al Tirreno e Roma alla Marca Anconetana, di cui resta testimone ancora oggi il castello dei Trinci, signori di Foligno. Ma la storia di Rasiglia come borgo dei ruscelli sembra iniziare nella prima metà del Seicento, quando, diminuita l'importanza militare, si affermò nel settore artigianale, soprattutto in quello tessile. Sfruttando la forza dell'acqua proveniente dalla sorgente di Capovena, furono messi in funzione mulini e avviati opifici. Il processo produttivo della lana veniva eseguito interamente in questo piccolo borgo umbro, dal salto della pecora nei cupaggi del fiume Mentore alla tosatura al lavaggio del vello nelle vasche con acqua e soda, fino ad arrivare al filato e alla tintura con piante naturali come il guado per l'azzurro e le ginestre per il giallo. Rasiglia conobbe così un periodo florido, lasciando che le sue stoffe prodotte tra le viuzze di pietra e acqua fossero conosciute in tutta Italia. Gli opifici rimasero attivi per tutto l'Ottocento e la prima metà del Novecento, ma l'arrivo dei tempi nuovi cambiò le carte in tavola. Fabbriche e mulini iniziarono a chiudere e la città si spopolò rapidamente, passando da 400 abitanti nei primi decenni del Novecento a circa 40 negli ultimi anni. L'ultimo colpo d'ascia della sorte sembrava averlo inferto il terremoto del 1997, che coinvolse buona parte dell'Umbria e delle Marche. Eppure, Rasiglia è rinata. Oggi, grazie ai suoi affascinanti scorci, alla storia e alla bellezza di quelle vene d'acqua che intridono il borgo e che è merito soprattutto dell'associazione Rasiglia e le sue sorgenti, viene raccontata la tradizione secolare della tessitura, i macchinari di una volta, l'arte di un tempo. Tutto questo viene anche messo in scena. A Rasiglia, nei giorni che intercorrono tra il 26 dicembre e il 6 gennaio, nel paese si recita il presepe vivente, rappresentazione di quei mestieri che resero Rasiglia un borgo prospero. L'acqua è un bene prezioso e se potessimo entrare nel sistema, osservare quello che avviene, che cosa vedremmo? Una giornata di pioggia. L'acqua inumidisce il terreno, abbevera il suolo e percola in profondità, filtrando attraverso grandi rocce porose e lungo piccole fratture.
discende anche per centinaia di metri fino a incontrare uno strato di roccia impermeabile, come uno strato di argilla che ne arresta la percolazione. In quei punti l'acqua si accumula, va a saturare i vuoti, va a riempire le rocce permeabili, formando così una falda acquifera. Nel corso dei secoli, anche millenni, l'acqua incomincia a risalire, secondo un percorso di minor resistenza, erodendo e consumando, fino a irrompere sulla superficie terrestre in una sorgente d'acqua. Lo può fare perché in tutto l'universo non vi è nulla di più morbido e debole dell'acqua, ma nulla le è pari nel suo modo di opporsi a ciò che è duro. Nulla può modificare l'acqua. Che la debolezza vinca la forza, che la morbidezza vinca la durezza, ognuno sulla terra lo sa, ma nessuno è in grado di fare altrettanto